Questo programma è offerto da Ficarazzi, il comune si costituisce parte civile al processo Argo. Ficarazzi, stop ai mezzi pesanti. Termini Imerese, al via la terza convention Lega Filodoro. Palermo, sequestrati oltre 100 tagliandi falsi. Ficarazzi, il comune si è costituito parte civile nel processo denominato Argo. L'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha aderito al programma del centro studi Pio La Torre, impegnandosi a proseguire un percorso volto alla lotta contro ogni forma di illegalità. L'amministrazione ha dato mandato all'avvocato Barcellona di difendere l'ente comunale per tutelare l'immagine del comune. Il comune utilizzerà i fondi nazionali che coprono interamente le spese di rappresentanza in giudizio nei confronti di chi è sotto processo per fatti di mafia. L'operazione Argo, scattata l'8 maggio 2013, ha portato all'arresto di 21 persone, considerate affiliate al clan di Bagheria, Altavilla e Casteldaccia. L'operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e del ROS fu coordinata dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci e dai suoi sostituti Francesca Mazzocco e Caterina Malagoli. In cima alla lista degli imputati c'è Gino Di Salvo, considerato il nuovo reggente del mandamento di Bagheria. Il suo fiduciario sarebbe Sergio Flamia. Anche i comuni di Bagheria e Casteldaccia si sono costituiti parte civile nel processo in questione. Il primo cittadino, Paolo Martorana, al riguardo afferma: «Riteniamo che la Costituzione come parte civile non sia solo un atto dovuto, ma una profonda volontà da parte dell'amministrazione che rappresento, volontà manifestata anche durante il Consiglio Comunale da tutta l'Assise». Bagheria, insediato commissario. Si è insediato ieri a Bagheria il nuovo commissario prefettizio nominato con il decreto presidenziale numero 72 del 31 marzo 2014, dopo la mozione di sfiducia votata nei confronti del sindaco Vincenzo Lomeo lo scorso 21 marzo, di cui si prende atto con lo stesso decreto. Al commissario straordinario, dottoressa Michela Savina Laiacono, che guiderà la città fino al giorno delle prossime elezioni del 25 maggio, sarà corrisposta un'indennità mensile prevista dal decreto presidenziale dell'8 maggio del 2009 a carico del comune di Bagheria, pari a 2.980 euro. Ficarazzi, Corso Umberto I vietato ai mezzi pesanti. Come era già stato annunciato qualche mese fa dall'amministrazione comunale, la deviazione dei mezzi pesanti diventa realtà. Infatti, da questa mattina l'ordinanza è pienamente operativa. Si è già provveduto alla posa della segnaletica stradale che consentirà la deviazione dei mezzi pesanti superiori a 5 tonnellate, impedendone di fatto il transito degli stessi da Corso Umberto I, via principale del paese. Nello specifico, i mezzi pesanti non potranno più transitare Corso Umberto dalle ore 6 alle ore 22. A questo punto bisogna domandarsi come i mezzi pesanti potranno raggiungere il comune di Bagheria. Il Consiglio Comunale di Ficarazzi ha stabilito che devieranno lungo la strada provinciale 76, zona Pomara, per raggiungere lo svincolo autostradale di Villabate. A tal proposito è stata implementata una segnaletica verticale di preavviso all'inizio della strada statale 113, all'altezza del Bar del Bivio, e ne seguirà un'altra 300 metri più avanti e altre due rispettivamente all'incrocio via Meli Corso Umberto I via Alcide De Gasperi. In direzione Palermo, la segnaletica di preavviso è stata posizionata lungo la strada statale 113 a 3 km circa dall'inizio del territorio comunale, a cui seguirà quella di divieto di transito in principio di Corso Umberto I.
Palermo, la crisi colpisce il bar Mazzara e Randazzo. La crisi economica non risparmia proprio nessuno. Ultimo, in via di chiusura, a Palermo, è lo storico punto di riferimento per molti palermitani, la pasticceria Mazzara. L'antica pasticceria Mazzara, oggi Arabea SRL, ha operato a Palermo sin dal 1909 e già da qualche anno aveva cominciato il lento declino, snellendo sempre di più il suo corpus di operai, fino alla totale chiusura, culminata con l'ultimo licenziamento di 32 dipendenti. Per quel che riguarda invece lo storico gruppo culistico Randazzo, le notizie sono parimenti preoccupanti. Infatti, sono stati resi noti che il gruppo conta ben 40 esuberi. Il gruppo Randazzo ha spiegato che il perdurare della crisi, che trova riscontro nella progressiva diminuzione del volume delle vendite, sta influenzando negativamente l'attività dell'azienda, per cui delle 124 unità di personale a tempo pieno a Palermo e provincia sono 27 quelli in esubero, mentre tra i 35 part-time saranno 13 a essere licenziati. Disperatamente il sindacato UILTUX sta tentando di limitare i danni per i lavoratori. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Palermo, il triangolo no, il quadrilatero sì. AAA, cercasi produttore cinematografico. A Palermo non ci si fa mancare nulla. Neanche un brandello di commedia all'italiana recitata a soggetto, sulla traccia imprevedibile di un canovaccio scritto da un'attrice alquanto bizzarra e creativa, la vita. Ironia della sorte, la notizia esplode quando è il primo di aprile e in tanti avranno pensato al pesce d'aprile, ma in realtà il fatto è realmente accaduto. Non il classico tradimento a tre, ma una sorta di tradimento incrociato. Infatti una donna, 33enne, in compagnia dell'amante, suo cognato, entra nella casa che doveva essere il loro nido d'amore segreto, nella zona della Daura. Ha trovato il marito e la sorella a letto nudi. Le reciproche tresche sono così venute a galla e il bizzarro incrocio amoroso è finito in rissa. Urla, insulti, piatti volanti, lacrime. Le due donne si sono picchiate, così come i due uomini protagonisti. Una vicenda cominciata la sera del 31 marzo intorno alle 22 fra le mura di casa e finita per strada, tanto che i residenti della zona hanno chiamato le forze dell'ordine. Anche un passante è stato coinvolto, colpito da un vaso evidentemente lanciato a qualcuno in casa e fuoriuscito dalla finestra. La notizia battuta da TG.com al momento non trova né conferma né smentita da parte delle forze dell'ordine da noi contattati. Messina, arrestato il ragazzo che aveva investito una donna. È stato arrestato dai poliziotti della questura per omissione di soccorso il 18enne che in piazza Palazzotto, nei pressi della chiesa di Provinciale, alla guida di un'autovettura, ha travolto una donna ed è fuggito senza prestarle soccorso. Trattasi di Angelo Immormino, 18enne pregiudicato, rintracciato poco dopo dagli agenti in via La Farina. Il ragazzo era alla guida privo di patente e l'auto su cui viaggiava non era assicurata e pertanto è stata posta sotto sequestro. Arrestato su disposizione dell'autorità giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Per la cronaca, la donna investita ha subito solo contusione agli arti inferiori e non è in pericolo di vita. Palermo, sequestrati oltre 100.000 tagliandi. Continua il duro lavoro della Guardia di Finanza palermitana per arginare il fenomeno della contraffazione. Questa volta i Baschi Verdi hanno portato a termine un'operazione riguardante il recupero di oltre 100.000 loghi adesivi recanti il marchio Ray-Ban, oltre al sequestro di abbigliamento e accessori per bambini firmati Hello Kitty. La merce sequestrata è stata scoperta all'interno di un'attività commerciale situata in pieno centro e gestita da un 47enne cinese. Secondo ulteriori controlli, l'uomo custodiva illegalmente la merce contraffatta anche all'interno della propria abitazione. Il responsabile dell'attività illecita,
è stato così denunciato per i reati di contraffazione, alterazione ed uso di segni distintivi di prodotti industriali e ricettazione. Per l'uomo, inoltre, è scattato il provvedimento di rigetto dell'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno ed è stato così invitato a lasciare il territorio dello Stato. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata, i siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ci troviamo all'interno dei locali dell'Istituto Lega Filodoro per la terza convention dei giovani amministratori madoniti. Siamo con il presidente di Mera Sviluppo, Angelo Cascino. Il perché di questa convention oggi? Allora, la convention è un momento di confronto su due tematiche che ci stanno particolarmente a cuore in questo momento, ossia il nuovo ciclo programmatorio che si è aperto, quindi 2014-2020, e quindi il contesto territoriale all'interno del quale ci muoviamo, che è quello della città rete Madonia e Termini, che quindi è un bacino di 130.000 abitanti, e dentro il quale appunto oggi i nostri amministratori locali si confrontano insieme ai rappresentanti, diciamo, regionali, quindi parlamentari regionali, insieme ai docenti universitari, ai ragazzi quindi delle scuole ai quali stiamo chiedendo di interpretare un attimo quello che è le possibili linee di sviluppo del nostro territorio, e ad alcuni, diciamo, imprenditori d'eccellenza che ci sono sul territorio delle Madonie Alte e Basse dell'Imerese. E in secondo luogo un confronto su quello che è il futuro assetto della governance, chiamiamola così, territoriale, alla luce della soppressione delle province e della nuova legge che è stata pubblicata ieri, che prevede l'istituzione delle aree, delle città metropolitane e dei liberi consorsi comunali. Su questi, diciamo, due temi oggi ci confrontiamo. E cosa ci dobbiamo aspettare dopo? Noi ci aspettiamo sostanzialmente che ci sia una maggiore sensibilità da parte di chi, del governo regionale in particolare, nel cercare di comprendere che una razionalizzazione di funzioni dei comuni cosiddetti, riconducibili alle cosiddette aree interne, quindi quella delle Madonie e dell'Imerese è un'area interna perché, diciamo, che è periferica rispetto, diciamo, al capoluogo, possa in un certo senso essere, diciamo, motivo di razionalizzazione, diciamo, di queste funzioni e quindi di riorganizzazione territoriale di tutti gli enti che insistono su questo territorio, sul campo sociale, sul campo economico, sul campo produttivo, sul piano, diciamo, burocratico. Noi da oggi proseguiamo un percorso che abbiamo avviato nel 2010 con l'Associazione dei Giovani Amministratori Madoniti e da un anno allargandola ai comuni del comprensorio imerese. Sicuramente un punto cardine dell'associazione è la partecipazione dei giovani in un momento in cui la politica dai più alti livelli tende a non far avvicinare i giovani e i nostri coetanei, le giovani generazioni, a quello che noi riteniamo un mondo bellissimo, un mondo che può ancora emozionare ma soprattutto può unire. Perché è proprio questa convention qui all'interno della Lega del Filo d'Oro? All'interno della Lega del Filo d'Oro perché
Come dicevo, un anno fa noi decidiamo di allargare la nostra associazione a giovani amministratori dai 18 ai 39 anni, ai comuni di Sciara, Cerda, Caccamo, Montemaggiore, Aliminusa e Termini Merese, e quindi era doveroso dopo averla fatta nel 2012 nella città di Gangi, che è sede legale dell'associazione, trasferirci e dare con un segno tangibile la nostra presenza nel comprensorio imerese a una città che ha dato un contributo tramite la sua agenzia di sviluppo, l'agenzia di Mera Sviluppo presieduta dal dottore Cascino. Sicuramente era necessario con la nostra presenza oggi ribadire che da Termini c'è un progetto che va avanti con forza e con determinazione. Palermo, le uova della solidarietà. La solidarietà a Palermo prende forma grazie ai volontari dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e i Mieloma, che da venerdì saranno in strada per 3 giorni per la campagna delle uova di Pasqua, per raccogliere fondi per la ricerca medica e l'assistenza ai malati. Dal 4 al 6 aprile i volontari venderanno le uova di Pasqua in 12 piazze e strade di Palermo, in quasi 60 comuni siciliani, e domenica davanti a una ventina di parrocchie del capoluogo. A Palermo stand aperti dalle 9 alle 20 in via Magliocco, in viale Strasburgo, in piazza Castelnuovo, in via Notalbartolo, in piazza Unità, in piazza Croci, in via Leonardo da Vinci, in corso Calatafimi, al centro commerciale Concadoro. Solo il 5 e il 6 aprile al parco Cassarà e al parco Uditore, solo il 6 aprile in piazza Marina. Anche Ficarazzi vedrà i volontari dell'AIL vendere le uova della solidarietà. La squadra mobile della questura di Ragusa ha arrestato, su richiesta del GIP di Catania, 22 persone per spaccio di droga. La banda operava tra l'Albania e la Sicilia. Le modalità di spaccio, secondo l'accusa, prevedevano consegne di piccole dosi al domicilio del cliente o il ritiro della sostanza nelle abitazioni di alcuni degli indagati. I criminali avevano la base logistica a Comiso, ma operavano anche a Scicli e Santa Croce di Camerina. Il gruppo avrebbe avuto collegamenti con la cosca dominante Carbonaro, ma a nessuno è stata contestata l'aggravante mafiosa. Addette alla consegna erano proprio le due donne che nascondevano la marijuana in busta per la spesa. La droga arrivava dall'Albania nascosta in auto danneggiate trasportate su carattrezzi. Tra gli indagati, oltre alle due donne, anche diversi pastori che indicavano in codice un chilo di marijuana come un agnello che veniva nascosto nelle stalle. Questo programma è stato offerto da Una buona giornata da parte di tutto lo staff di ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 2 aprile, tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, ma nubi compatte interessano il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia con deboli piogge. Vediamo il dettaglio: al nord avremo delle nubi compatte che andranno ad interessare il Piemonte, la Val d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia con occasionali piovaschi sui rilievi di queste regioni. Sarà più soleggiato altrove, salvo delle foschie mattutine nelle vallate alpine e prealpine. Al centro nubi diffuse coprono subito la Sardegna e le zone tirreniche in serata, ma senza arrecare precipitazioni. Soleggiato sul resto delle regioni, salvo delle foschie mattutine sulla Toscana, sull'Umbria e sulle vallate appenniniche. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le regioni.
Possibili deboli nevicate le avremo sulle Alpi occidentali e orientali a quote superiori, vedete, ai 2000 metri. Venti che soffiano tutti dai quadranti meridionali con locali rinforzi sul Tirreno. Diamo un'occhiata anche alle temperature, valori notturni che rimangono ancora stazionari su tutta la penisola, compresi tra gli 8 e i 12 gradi. Durante il giorno il clima sarà decisamente piacevole e mite ovunque, con temperature che oscilleranno tra i 17 e i 23 gradi ovunque. Bene, questo aggiornamento si conclude qui. Mi raccomando, non smettete mai di innamorarvi addirittura del meteo.it. Siamo il numero uno in Italia, il sito più visto dagli italiani. Grazie a voi soprattutto. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 3 aprile, si ricorda San Riccardo Vescovo. Il nome Riccardo, tratto dal provenzale Richard, derivato a sua volta dai termini germanici ricchi, potente, valente e il rafforzativo hard, forte, audace, può essere tradotto come forte e valente. Un'altra interpretazione lo vede derivare dal germanico Rick, re, condottiero, e hard, con il significato di condottiero valoroso. Dice il proverbio, sii onesto con te stesso, oggi, domani e adesso. Sono nati oggi Marlon Brando, Kathleen Spack, Miguel Bosé. Il 3 aprile 1896 esce il primo numero della Gazzetta dello Sport. Le prime edizioni sono stampate su carta verde chiaro, ma già tre anni dopo viene scelto definitivamente il rosa, che diventerà il simbolo distintivo del giornale. Nel 1961, per celebrare il viaggio del presidente Giovanni Gronchi in America Latina, esce il celeberrimo Gronchi Rosa. Il francobollo fu subito ritirato a causa di un errore nei confini geografici dell'illustrazione, ma alcuni esemplari sfuggirono all'operazione, diventando così il pezzo più ambito dai collezionisti filatelici italiani. Infine, il 3 aprile 1973, l'inventore e imprenditore statunitense Martin Cooper, di fronte a giornalisti e passanti in una via di New York, effettua la prima telefonata con un telefono cellulare portatile. Catullo ha detto: è difficile guarire di colpo da un amore durato a lungo. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 3 aprile. Ariete, vero che siete un po' distratti, ma non perdete di vista la situazione economica. Limitate le spese e non fatevi prendere dalla smania dello shopping. Organizzate ogni dettaglio, analizzate le situazioni e adoperate la prudenza per conservare quanto conquistato. Toro, i buoni auspici di Mercurio e Giove vanno a sostegno della razionalità e vi assicurano in merito ai progetti a cui avete dato vita, quindi niente incertezze. A dispetto di Venere, che insinua qualche insicurezza, riceverete conferme dalle persone vicine. Gemelli, è un periodo frenetico pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia se vorrete volgerli a vostro favore. Se smetterete di lamentarvi e di polemizzare per ogni sciocchezza, dovreste andare sul sicuro. Cancro, pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi grazie alla luna in Toro affrontate la vita con il sorriso sulle labbra. Se di recente avete trascurato amici e parenti, potete rimediare con telefonate, visite, piccoli doni. Leone, con la luna che vi rende di umore malinconico, la giornata appare poco brillante. Gelosia, ansia in merito alla tenuta delle relazioni affettive. Imprevisti e contrattempi che con un minimo di buonsenso potrebbero essere agevolmente superati. Vergine, col supporto di Saturno e i buoni auspici di Giove che vi dimostra il lato migliore, tutto procede bene. Progetti con la persona del cuore, eventuali lavori di ristrutturazione della casa piuttosto dispendiosi promettono un'ottima riuscita. Bilancia, giornata di relativa tranquillità, senza alti né bassi nell'umore, ma forse con qualche uscita imprevista di troppo. Attenzione al bilancio. Incontri intriganti mettono in discussione la vostra più o meno comprovata fedeltà. Controllatevi. Scorpione, un po' di scombussolamento a causa della luna in Toro e di Venere, tuttavia un pizzico di pacatezza e di disponibilità renderà tutto più facile. La simpatia oggi non è il vostro forte, quindi non lamentatevi se gli altri vi ripagano con la stessa moneta. Sagittario, giornata tranquilla. Occuparvi delle pulizie della casa o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato vi infonde serenità.
Forse dovrete rinunciare ad un breve viaggio e declinare un invito degli amici a causa di qualche improrogabile incombenza. Capricorno, il fine settimana è vicino, la primavera in pieno splendore è una giornata magnifica. Gli impegni affrontati con energia si risolvono quasi da soli. Un pranzo appetitoso, una passeggiata tra la natura vi ispireranno pensieri di pace e di felicità. Acquario, sarà perché siete giù di corda o perché la luna in toro ha sempre il potere di irritarvi, fatto sta che apparite stanchi e musoniti. Piccoli problemi domestici da affrontare conditi da un'insofferenza che naturalmente complica la situazione. Pesci, Mercurio in trigono a Saturno ammicca complice ai progetti di viaggio e vi fornisce aiuti provvidenziali per realizzare i vostri desideri. L'apertura verso gli altri trova la sua rispondenza nei rapporti, che si fanno più distesi e rassicuranti.